Senti Barbara, tu fai una cosa molto particolare che adesso è più normale, ma una volta in Italia non c'era, che è quello di salire su un palco e contattare l'entità delle persone che sono in sala. Cosa succede? Allora, intanto sono contenta che anche in Italia finalmente è arrivata la possibilità di fare le dimostrazioni pubbliche. Le dimostrazioni pubbliche si fanno con uno scopo soltanto, che è quello di testimoniare la vita oltre la vita. Quindi io salgo su un palco, ma veramente spesso e volentieri vado in mezzo alle persone e mi metto nel mio assetto di tranquillità interiore e mi pongo nell'ascolto. Arrivano queste creature, spesso io le vedo, si fermano anche vicino alle persone del pubblico, quindi posso dare una descrizione fisica, posso dare un nome. Giustamente spiegano sempre come hanno effettuato il passaggio, sono le famose prove di evidenza. Cioè tu sei in una sala pubblica? Sì. Ci sono delle persone e tu vedi i loro cari trapassati? Certo. Sì, sì. Per cui posso definirli bene fisicamente, l'altezza, la corporatura, il colore dei capelli, degli occhi, caratteristiche fisiche particolari. Poi ascolto, sento o in audizione interiore o in chiarudienza. Quindi una voce? Sì. Sento quello che mi devono dire, le persone nel pubblico riconoscono il loro caro, vengono effettuate, date delle prove di evidenza, quindi il trapassato certifica avvenimenti della propria vita, date particolari che solo lui e la persona che sta ricevendo il messaggio sono a conoscenza, e poi arriva il messaggio per la persona. Messaggio che riguarda la loro vita, sì, pratica, sì, sono anche sempre molto personali i messaggi, a seconda di quello che la persona in quel momento ha necessità. Contatto, la dimostrazione pubblica secondo me è l'esperienza più genuina che ci possa essere nell'ambito della medianità. Anche perché le persone quando escono da una serata dimostrativa tornano a casa pensando un po' di più al fatto che due mondi si possono incontrare. Com'è l'aldilà? Come lo descrivono? Io ti posso dire che il nostro universo è la fotocopia dell'aldilà, quindi descrivono l'aldilà con colori molto più vividi. Abbiamo una gamma di colori, noi conosciamo tre colori primari e da cui noi effettuiamo poi, realizziamo gli altri colori. Invece nell'aldilà ad oggi sono stati scoperti 180 colori primari. Quindi pensa che meraviglia, che sfumatura, wow, di colori. C'è un paesaggio film, meraviglioso. C'è un film con William, Al di là dei sogni. Sì, sì, ma ancora più bello, che ti consiglio di vedere, ma credo che tu lo conosca, è No Solar, la nostra dimora. Lo trovi soltanto in portoghese con i sottotitoli in italiano ed è la storia dell'aldilà raccontata da un grande medium brasiliano che è Chico Xavier, che ha canalizzato questa entità di nome Andrea Lui, il quale gli ha raccontato di come è costruito e strutturato l'aldilà, addirittura con città. Corrisponde anche a me, perché anch'io ho ricevuto immagini di come è costituito l'aldilà, la prima fase dell'aldilà, le dimensioni, i piani di esistenza. Hanno sempre detto che la vita che noi viviamo con la terrena è un piccolo spicchio dell'infinità della vita reale. Mia suocera, quando veniva e comunicava, diceva: scusate, ma devo andare a far da mangiare. Come devi fare da mangiare? Sì, io devo mangiare. Oppure diceva: sto imparando a guidare. È vero, è verissimo. Posso dirti che ti ha detto il vero, perché molti ragazzi, ma anche altre entità, testimoniano che soprattutto all'inizio, dopo appena effettuato il passaggio, per un po' di tempo loro sentono ancora le necessità di mangiare. Quindi c'è questa possibilità, Dio concede anche questa possibilità. Beh, è quello che si chiama astrale basso, perché sì, loro vivono, sì, all'inizio una dimensione. È ancora molto vicino alla Terra. Poi dopo è chiaro, c'è una loro evoluzione, ma io non vedo l'ora, devo dirti la verità, di tornare a casa e riscoprire tutto ciò che noi abbiamo lasciato, di cui noi, Emanuele, abbiamo nostalgia. Non ti capita mai a certe giornate di alzarti e avere nostalgia di qualcosa e non sai di cosa? Io ho sempre detto sia nostalgia di quello che è l'aldilà. Mi piacerebbe un caso di una dimostrazione pubblica recente, circa luglio dell'anno scorso, mi pare. È venuta una mamma e un ragazzo in platea. A un certo punto io ho sentito un'entità molto forte, ho detto: qui c'è una signora anziana che vuole parlare con sua figlia, e sua figlia è qui nel pubblico e si chiama Franca.
Premetto che questa signora che era venuta accompagnando il figlio era molto scettica, molto scettica. Si è alzata, ha detto: io mi chiamo Franca, dico: beh, io qui ho sua mamma. A un certo punto ho chiesto a questa signora con cui ero in collegamento di darmi dei particolari forti, perché avevo di fronte una signora scettica e quindi avevo bisogno che capisse che c'era veramente la sua mamma. E la sua mamma ha detto, ha parlato di una fotografia in modo particolare che veniva tenuta su una mensola, ma anche questo poteva essere un particolare, diciamo così, molto generale. E questa signora rimaneva in silenzio, quella che stava prendendo il messaggio. Però le ho aggiunto una cosa, dico, e soprattutto la sua mamma mi parla, disse a questa signora, di quel ramo di mimosa che lei ha tenuto costantemente davanti a questa fotografia finché la mimosa non si è sbriciolata tutta e ha lasciato quella polverina gialla, per cui lei si è decisa a cambiare quel ramo di mimosa e a pulire tutto. Quello fu l'inizio di una serie di particolari incredibili che hanno destabilizzato questa signora che riceveva il messaggio, perché a quel punto, non conoscendoci, non poteva certamente pensare che io avessi preso informazioni. Ecco. E alla fine del messaggio, la signora che io avevo in collegamento dall'aldilà aggiunse una cosa: di a tuo marito, quindi al marito della figlia, di non preoccuparsi, che non gli verrò a tirare i piedi di notte. E scoppiò a piangere perché disse: l'ultima cosa che mia mamma ha detto a mio marito è stata quella: ricordati che dall'aldilà ti verrò a tirare i piedi. Quindi fu una cosa che il pubblico, insomma, divertì il pubblico, ma fece ancora di più pensare la signora che riceveva il messaggio. Poi ci sono tante altre cose, come forse una volta te l'avevo raccontato, di una signora molto anziana che venne a richiedere un messaggio a casa mia. Aveva il figlio nell'aldilà e a un certo momento vedo che, mentre io sto parlando, comincia a piegarsi e a guardare sotto il tavolino, sotto il tavolo, e a un certo momento fermai la mia canalizzazione e dissi: signora, ma che cosa c'è? Qual è il problema che guarda sempre sotto? E lei mi disse: beh, signora, io sto cercando di capire quando è che si alza il tavolo. Ci sono ancora concezioni molto da 1800 riguardo la medianità, però ci sono particolari che mi coinvolgono tanto, tanto, tanto. Io mi commuovo sempre, non riuscirò mai a essere come i medium inglesi, che sono estremamente distaccati. Noi siamo latini e quindi partecipiamo all'emozione. E ho sempre anche capito una cosa, che finché un contatto mi commuove sono nella strada giusta. Il giorno che non mi commuoverò più di fronte alle parole dell'aldilà, allora forse ho perso una parte importante di me, e prego sempre Dio di non perderla mai. Sei un segno d'acqua? Scorpione. Ma perché i segni d'acqua hanno bisogno dell'emozione, è il loro tramite. Uno scorpionaccio, come dice mia mamma. Senti, ma nell'aldilà noi miglioriamo dopo la morte o rimaniamo quello che siamo? No, miglioriamo, senza ombra di dubbio. E miglioriamo anche con l'aiuto dei nostri cari qui, perché confermo una cosa che tu hai detto oggi e che mi è piaciuta molto: più noi qui che rimaniamo cerchiamo di essere sereni, che è molto difficile dopo la partenza di un nostro caro, però più noi cerchiamo di essere sereni, più, diciamo così, raccomandiamo al nostro caro di proseguire la propria vita nell'aldilà, di proseguire la propria evoluzione, più il nostro caro sarà sereno, felice e potrà evolversi. Più noi ci ancoriamo a questo dolore e lo conserviamo dentro, più anche dall'altra parte c'è staticità. I vivi di questa dimensione e i vivi dell'altra dimensione siano proprio legati profondamente. Se avanzo io, avanza anche il mio caro. Se io mi fermo, si ferma anche il mio caro. Che consiglio puoi dare a chi rimane solo, a chi subisce un lutto? Due o tre cose. Uno, vivere il proprio lutto, io intendo dire anche metabolizzarlo. Sicuramente, seconda cosa, cercare il proprio caro nell'aldilà. E un'altra cosa mi sento di dire: di non diventarne dipendente, perché i contatti servono per comprendere la continuità della vita. Una volta che noi abbiamo la certezza che il nostro caro vive ancora e sta continuando la sua vita, dobbiamo solo pensare a vivere la nostra vita e a raggiungerlo quando è il momento. Diventarne dipendenti, dipendente da contatto, significa bloccare la propria vita e non evolvere nel nostro cammino qui sulla terra. E anche tu pensi che tutti possiamo essere medium? Sì, sì, sono d'accordissimo con te. Poi sai, c'è chi desidera fare questa strada e chi non ci ha mai pensato. Tu hai un sito?
Sì, www.barbaramadori.com. Senti, è una dimensione che può spaventare? L'aldilà. Posso dire cosa spaventa me? Sì? I vivi. Allora, buonanotte. Chi è andato e chi è tornato a casa? Era Barbara Amadori, medium. Più di 30.000 contatti qui a Cose dell'Altro Mondo questa sera, in una serata veramente particolare. E a questo proposito io chiederei a tutti voi che ci ascoltate di scriverci a Cose dell'Altro Mondo @radiocrc.com, sia se avete delle domande, delle perplessità, dei dubbi, delle curiosità, ma anche se avete delle esperienze da raccontare, magari noi vi contatteremo. Anche per questa sera siamo arrivati alla fine e naturalmente il nostro appuntamento è rimandato, e non dovete mai perdere la frequenza di Radio CRC targato a Italia. Noi siamo sempre qui ad aspettarvi con il nostro appuntamento che è Cose dell'Altro Mondo. Grazie Emanuela per essere stata con me. E buonanotte. E buonanotte a voi, nel ricordarvi di non cercare fuori le cose dell'altro mondo, sono già dentro di voi.